Porto San Giorgio abbiamo analizzato il comandamento non nominare il nome di Dio in vano, paralizzare il sacro e mistificare il profano. E siamo partiti su piste anche molto, molto diverse nella nostra riflessione. La prima è che forse oggi il comandamento quasi dovrebbe essere rovesciato, cioè ogni tanto bisognerebbe nominarlo Dio. Molto spesso invece non riconosciamo nessun Dio, non riconosciamo nessun principio trascendente, superiore, che possa orientare l'azione della politica, l'impegno civile, tutto va basso, tutto è banalizzato, non ci sono valori che sono riconosciuti come supremi e tantomeno poi vengono invocati. Quante volte invece per affrontare alcune sfide che riguardano i problemi della pace, della guerra, della globalizzazione o anche semplicemente il cambio del clima, il rapporto con la natura, il creato, dovremmo introdurre nella nostra dimensione politica anche una riflessione tra popoli, tra abitanti di culture diverse, che porti al centro del nostro pensiero anche una dimensione del Dio, della trascendenza, della spiritualità, delle diverse tradizioni. Perché forse se non si arriva, come diceva nel 400 Pico della Mirandola, a una pace teologica, a una pace che riesca a trovare un equilibrio, un'armonia tra le diverse religioni, è una pace che sia fondata su dei valori che sentiamo arrivare veramente dall'alto, da qualche cosa di superiore, non ci sarà nessun tipo di pace. La politica non può che arrancare, fare piccoli compromessi, trovare soluzioni contingenti. Quindi cercare di ancorare, invocando un Dio riconosciuto ogni tanto, cercare di ancorare le nostre scelte a qualcosa che sia veramente profondo da una parte, alto dall'altra. E per altri interventi, come quello di Emanuela, assessore del Comune di Fermo, il comandamento invece è inteso come non banalizzare la politica, ad esempio, la politica che oggi è sulla bocca di tutti, invece dovremmo sciacquarci la bocca prima di parlare di politica. Una politica che è stata definita da un pontefice come una delle più alte forme della carità umana, politica come la più alta forma della carità umana, o come la definiva Don Milani un antidoto all'avarizia, riconoscere i problemi, cercare di uscirne da soli è avarizia, cercarne di uscire insieme invece è la politica. Don Milani che diceva anche amare i problemi dei bambini poveri e fare politica è un tutt'uno, quindi ritrovare il senso di una politica che sappia essere forza, forza di valori, non pronunciati in vano, non utilizzati e invocati a sproposito, che poi è stato anche il messaggio del candidato sindaco che è stato Porto San Giorgio, si vota senza una coalizione coesa del centro-sinistra, Italia dei Valori insieme a una lista civica, un sindaco che volutamente non ha fatto nessuna promessa elettorale, che ha ricordato la sovranità dell'impegno e che ha voluto affermare proprio anche in un manifesto politico il valore della coesione sociale, il valore della integrazione, interazione tra le generazioni, questo manifesto politico che ha presentato il testo di una canzone, Il vecchio e il bambino di Francesco Guccini, che costituisce proprio la sua campagna elettorale, in cui vi sono alcuni riferimenti in questo testo di Guccini, questa canzone che calzano perfettamente proprio quello che il vecchio dice al bambino con questo comandamento. Ecco che la politica sul territorio è una politica che deve ispirarsi a valori alti, che deve ritrovare un Dio, che deve sapere invocare un Dio quando è necessario e che al tempo stesso non deve sproloquiare invocando cose che invece tutto sono purché che state in senso lato, si ritrovano come due facce della stessa medaglia. Non nominare il nome di Dio in vano è un comandamento impegnativo. Secondo l'interpretazione di Henri De Luca, un scrittore di grande cultura dei testi sacri, significa non affermare il falso, non giurare su Dio una falsità. Lo considera un peccato imperdonabile, senza riscatto. Cos'è in politica che non dobbiamo nominare in vano?
è proprio il tradimento della politica, intesa come diceva Paolo VI, grande pontefice, come la forma più alta di carità, come servizio ai nostri concittadini, come attenzione a tutti, come vita della polis che noi dobbiamo sostenere, interpretare, risolvendo i problemi, non lasciando indietro nessuno. Non tradire la politica significa questo, significa farla con spirito di servizio, che non è una frase fatta, ma è l'impegno di tanti uomini e donne che si occupano di politica e che cercano di migliorare questa società, che cercano di fare una politica alta, che non tradisca il valore del voto.